Salve a tutti, eccoci tornati a un altro video sempre riguardante le funzioni implicite, parliamo del teorema di Dini e delle sue applicazioni. Questo esercizio è un tema d'esame, un testo d'esame sempre tratto dalla facoltà di ingegneria. Ci chiedono di, assegnata all'equazione E elevato 3xy meno, aperta la tonda, 1 meno 2y quadro, chiusa la tonda, che moltiplica x al quadrato, naturalmente uguale 0. Leggo il testo, verificare che tale equazione definisce implicitamente in un intorno del punto P di coordinate meno 1, 0 una ed una sola funzione del tipo y uguale g di x, tale che g, naturalmente calcolata in meno 1, venga 0. E poi ci chiedono anche di tracciare un grafico qualitativo, quindi accennare, della nostra funzione y uguale g di x, naturalmente nell'intorno grafico della funzione, però nell'intorno del punto P di coordinate meno 1, 0. Quindi non ci chiedono il grafico da meno infinito a più infinito, ma ci chiedono di tracciare il grafico, l'andamento di questa curva, quindi l'andamento qualitativo nell'intorno P meno 1, 0. Come al solito iniziamo con il verificare le ipotesi fondamentali del teorema di Dini, ovvero cominciamo subito con indicare questa qua. Indichiamo con f minuscolo di xy questa funzione a due variabili che sta a sinistra, che come vedete è sicuramente infinitamente derivabile in tutto R2, quindi anche di classe C1 nel nostro, in R2, che possiamo indicare con A, che è un campo. Notiamo subito come la f calcolata in P venga meno 1 al quadrato, che è l'ordinata, viene 1 per 2. 1 per meno 2 fa meno 2, più 1 meno 1, ma meno 1 moltiplicato, chiedo scusa, ho detto una stupidaggine perché l'ordinata evidentemente è 0, quindi abbiamo che 0 al quadrato è 0, 0 per 2 fa 0 per meno 2 fa 0, 1 meno 0 1, 1 per meno 1 al quadrato è un 1, ma e elevato 3 per 0 per meno 1 è un elevato 0 1, 1 meno 1 è 0. La f calcolata nel punto meno 1 0, a parte qualche mio piccolo errore nell'aver scambiato l'ordinata con l'ascissa, comunque avviene 0. Infine, l'altra ipotesi fondamentale è verificare che la derivata parziale, in questo caso, visto che ci chiedono una funzione a un solo valore del tipo in funzione naturalmente y uguale g di x, dobbiamo verificare che la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad y sia diversa da 0. In ogni caso, calcoliamo però anche quella parziale prima della f rispetto ad x, che in questo caso vale. Dobbiamo applicare la derivata di un e alla f di x, che lo ricordo è alla f, che è la cui derivata è alla f per f', quindi e elevato 3xy sarà sempre e elevato 3xy per la derivata rispetto ad x di 3xy, che sarà un 3y. Quindi scriviamo 3y per e elevato 3xy. Naturalmente in questo caso andiamo a meno la derivata di questo prodotto fra due. Tra una quantità in y e una quantità in x rispetto ad x, ma visto che 1 meno 2y quadro e anche il meno sono tutte costanti, dobbiamo solo derivare x quadro rispetto ad x, la cui derivata è 2x, quindi meno 2 che moltiplica 1 meno 2y quadro per x. Stesso discorso lo ripetiamo per la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad y, in questo caso abbiamo un 3x, sarà evidentemente e elevato 3xy. Attenzione, meno x quadro, questa volta è l'e la costante, visto che stiamo derivando questa quantità rispetto alla variabile y. Derivata di 1 è 0, derivata di y quadro è 2y per meno 2, meno 4y, per meno x quadro è un più 4x quadro y. Trovate le due derivate parziali, andiamo a rispettivamente calcolarle nel punto, quindi calcoliamo la f' rispetto ad x in p, calcoliamo poi la f' rispetto ad y in p, che per ipotesi di teorema di Dini deve essere diversa da 0. Vi ricordo che in questo caso, se andassimo a sostituire meno 1, 0, cioè l'ascissa meno 1 dell'ordinata 0, la nostra derivata prima rispetto della funzione rispetto ad x, andremo a ottenere che qui, visto che l'ordinata è nulla, 0 per qualsiasi cosa è 0, ci interessa quindi solamente questa quantità qui. Attenzione che l'ascissa è meno 1 per meno 2 fa più 2. 2 meno 2 per la verità, per 0 al quadrato meno 2 per 0 0, 1 meno 0 1, vedete che viene un 0 più 2, in pratica è venuta 2
la derivata parziale della f fatta rispetto alla variabile x nel punto meno 1, 0 vale appunto 2. No, guardo perché naturalmente verifico se effettivamente i calcoli sono quelli. Vediamo, non è questa però che importa che venga uguale o diversa da 0, è importante che venga diversa da 0 per l'ipotesi fondamentale, una delle ipotesi fondamentali del teorema di Dini, la derivata parziale della f rispetto ad y in p, che come potete vedere in questo caso viene un e alla 0, 1, 3 per meno 1 fa un meno 3, per 1 è un meno 3. Qui però abbiamo uno 0, quindi troviamo che la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile y in p vale meno 3, che è sicuramente diverso da 0, pertanto possiamo dire che quindi la nostra f di xy uguale 0 definisce implicitamente in un intorno del punto p di coordinate meno 1, 0 una funzione ad 1 e un sol valore y uguale g di x che naturalmente soddisfa, che verifica soddisfacente la nostra f di xy, cioè tale che f di x g di x sia pari effettivamente a 0. Bene, la seconda domanda che ci vanno a fare è calcolare, ci chiedono di tracciare, chiedo scusa, un grafico qualitativo della g in un intorno di meno 1, 0. Ora, per farlo evidentemente dobbiamo, intanto già sappiamo che la g di meno 1, la g in meno 1 vale 0, dobbiamo calcolare la g prima in meno 1 e anche la g secondo in meno 1, perché in quella maniera avremmo visto in pratica se il punto di coordinate P, punto P di coordinate meno 1, 0 è un punto di crescenza e decrescenza massimo o minimo, e anche avremmo anche visto per quanto riguarda la funzione y uguale g di x gli intervalli, diciamo la concavità e la convesità di quella funzione. Quindi diciamo subito che la g' g in meno 1 è 0, ma g' in meno 1, vediamo quanto vale. Allora, varrà meno il rapporto tra le due derivate parziali prime della f rispetto ad x in p fratto la f' rispetto ad y in p. Come vedete è un, in questo caso, 2 terzi, ovvero ho fatto un meno 1 per meno 2, che appunto è 2, fratto 3, 2 terzi. Questo è il valore della derivata prima di questa funzione di un sol valore che viene univocamente definita implicitamente dalla nostra funzione. Andiamo a questo punto a calcolare la g secondo in meno 1. Calcoliamo la c secondo, cioè la nostra derivata seconda della funzione di un sol valore in corrispondenza della scissa meno 1 assegnata. Lo possiamo fare con il procedimento visto già nei video precedenti, quando si è trattato di calcolare la derivata seconda della nostra g, della nostra funzione del suo valore, oppure vi fornisco una formula che ancora non vi ho dato, ve la fornisco e ve la scrivo qua. La g' in un punto x con 0 vale questa formula qua. Derivata al cubo della y, qua abbiamo una f. Per non sbagliare, sì, una f al quadrato rispetto ad y per una f seconda di xx meno 2 f rispetto ad y f rispetto ad x per f secondo di xy più una f quadro rispetto ad x per una f secondo di yy, la ricontrollo, sì, è proprio questa. Vi ricordo evidentemente che tutte queste derivate, la derivata parziale della f rispetto ad y al quadrato deve essere calcolata nel punto x con 0, y con 0, così come deve essere calcolata nel punto x con 0, y con 0 la derivata seconda propria xx, e poi tutte queste qui, eccola qua, f al quadrato rispetto ad y per f secondo di xx meno 2 f primo rispetto ad y per f primo rispetto ad x per f secondo di xy, la mista per intenderci, più f al quadrato rispetto ad x per f secondo di yy fratto f rispetto ad y al cubo. Tutte queste, ciascuna rispettivamente, ricordiamolo, devono essere calcolate nel punto assegnato di coordinate x con 0, y con 0. Scritta questa formula, che sono sicuro vi sarà comoda, a questo punto andiamo a derivare parzialmente la seconda volta, cominciando col derivare ancora rispetto ad x la derivata parzialissima della f fatta rispetto ad x. Questa naturalmente avremo un 3y che sta fuori per la derivata di e alla 3xy, che è 3y e alla 3xy, per 3y è un 9y quadro e alla 3xy meno semplicemente 2
che moltiplica 1 meno 2 y quadro, perché sarebbe questo che sta fuori, che è una costante rispetto ad x, derivata di questo rispetto ad x è 1, per questo, questo qua. La f secondo di y, che significa derivare questa qua rispetto ad y, è un 9, la stessa simmetrica, 9x quadro per e alla 3xy, questa volta è un 4x quadro che è costante rispetto ad y per la derivata di y rispetto ad y che è 1, quindi più 4x quadro. Attenzione alle miste, ne calcoliamo una sola, la f la calcoliamo qui e poi la scriviamo lì, la f seconda di xy sarà, deriviamo rispetto ad y questa, quindi un paradotto, derivata del primo 3y che è 3, per e alla 3xy non derivato, più 3y non derivato per la derivata rispetto ad y di e alla 3xy, che è quella sotto, che è 3x e alla 3xy, derivata rispetto, derivata rispetto ad y di meno 2, che moltiplica 1 meno 2y quadro per x, meno 2x è costante, sta fuori, derivata di 1 meno 2y quadro rispetto ad y è un 0 meno 4y, per meno 2x è un più 8, meno 4, meno 2, xy. Raccogliendo un e alla 3xy, otteniamo che la f secondo di xy, che vi ricordo essere pari per il teorema di Schwarz alla f secondo di yx, l'abbiamo detto milioni di volte, è e elevato 3xy, che moltiplica 3 più 9xy, 3x per 3y, 9xy, più, scusa la tonda, più 8xy. A questo punto calcoliamo tutte queste derivate, prime e seconde, nel punto meno 1, 0. Allora, le prime due le conosciamo già, le scriviamo accanto. Vi ricordo che la f' rispetto ad x in p, abbiamo detto valere 2. La f' rispetto ad y in p, abbiamo detto valere meno 3. Peraltro il valore della g' in meno 1, proprio meno 2 su meno 3 è 2 terzi, l'ho visto prima. Lo scriviamo qua. Ricordo che g' meno 1 è 2 terzi, l'abbiamo già fatto. Calcoliamo a questo punto la f secondo di xx in p, che significa sostituire meno 1 al posto della scissa, 0 al posto dell'ordinata. Questo è 0 perché c'è una y, questo è 0, meno 2 per 1 è un meno 2. Calcoliamo la f secondo di yy in p, qua abbiamo e alla 0, 1, 9 per meno 1 al quadrato, 9 per 1, 9, 9 per 1 fa 9, 4 per meno 1 al quadrato è 4, 9 più 4 è un 13. La f secondo di yy in p è un 13. Infine, questa calcolata in la f secondo di xy in p, vediamo quanto vale, abbiamo questo sicuramente 0, questo sicuramente 0, 3 per e alla 0, 3 per 1, 3. Eccole qua. Adesso applichiamo quella formula che ho scritto prima, ovvero in base a questo po' di calcoli che sono andato a fare, avrò che g secondo in meno 1 è meno, eccola qua, linea di frazione. Allora abbiamo, sotto il denominatore abbiamo la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad y in p al cubo. Allora, eccola qui, qua abbiamo un la f' rispetto ad y in p vale meno 3, questa la dobbiamo elevare al cubo secondo quella regola, quindi il meno sta qua, meno 3 al cubo è un meno 27. Poi abbiamo una somma di tre addendi, qui abbiamo il prodotto tra la, ve lo ricordo, la formula ci dice che dobbiamo mettere la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad y, ma elevarla al quadrato. Quindi questa qua, elevata al quadrato, vede che già ci sono i valori, è un 9. Questo 9 lo dobbiamo moltiplicare per la derivata seconda di xx in p, che è meno 2. Poi abbiamo un meno 2 che moltiplica. Il prodotto di queste due, quindi è un 2, per meno 3, e poi abbiamo anche la mista, che è questa, in p, quindi c'è anche un 3, più un altro prodotto tra la derivata prima al quadrato rispetto alla x, quindi un 4, per la f secondo di
la formula dice per la f secondo di y, quindi per 13. Uguale. Allora abbiamo meno diviso meno più, quindi sotto abbiamo un 27. No? 9 per meno 2 è un meno 18. 2 per 2 è 4, 3 per 3 è 9, meno per meno più, è un 4 per 9, 36. E poi abbiamo un 4 moltiplicato un 13, che evidentemente è un 52. Calcoliamolo. Abbiamo che 36 meno 18, evidentemente 36 più il doppio di 18, quindi è 18, 18 più 12 è 70. Il risultato che ci viene è 70 ventisettesimi. Questo sarà l'andamento grafico qualitativo della mia funzione un sol valore y uguale g di x nell'intorno del punto P di coordinate proprio meno 1, 0. Vediamo perché. Allora, la g' e meno 1 vale 0. Poi però vediamo come il punto x uguale meno 1, cioè il punto meno 1, 0, non sia un punto né di massimo né di minimo relativo. Perché? Perché vedete che non vale il teorema di Fermat, quindi cioè non si annulla la derivata prima nella scissa meno 1. E siccome è positiva, è un punto di crescenza. In effetti vedete che qui la curva cresce. A questo punto, valutato il punto di crescenza, vediamo com'è la curva, concava o convessa. Beh, è evidente che la curva avrà un andamento di questo tipo, visto che evidentemente sarà quindi concavità rivolta verso l'alto, cioè convessa, perché vedete, abbiamo calcolato la g seconda in corrispondenza dell'ascissa meno 1, ci è venuto anche in questo caso un 70 ventisettesimi, che è un valore positivo. E quindi l'andamento qualitativo, evidentemente, della mia, che è questa, y uguale g di x, sarà questo qui. Per questo esercizio spero che vi sia soddisfatto, vi abbia soddisfatto. Se vi è piaciuto fate un bel pollice verso l'alto, se non vi è piaciuto fate un pollice verso il basso, se non volete mettere niente non mettete niente, sinceramente non mi farebbe né caldo né freddo francamente. E detto questo mi fa piacere se apprezzate i video fatti. Prossimo video, un altro esercizio ancora riguardante le funzioni implicite. Ciao a tutti!